Durante l'età del bronzo, le comunità dell'Italia settentrionale abitano le palafitte e le terramare. Nella successiva età del ferro si sviluppa la civiltà villanoviana, così chiamata dalla città che ne custodisce la necropoli. Nello stesso periodo, in Sardegna, prospera la civiltà nuragica, composta da guerrieri, pastori e contadini, e dedita alla metallurgia e al commercio. Tali civiltà sono espressione di popoli diversi, alcuni di origine pre-indoeuropea, altri di stirpe indoeuropea. Gli Etruschi hanno la diffusione più ampia e duratura. Anche se la loro origine non è chiara, di certo si tratta di un popolo insediatosi tra l'Arno e il Tevere, in tempi molto antichi. Qui gli Etruschi praticano l'agricoltura, la metallurgia e scambi commerciali anche con popolazioni estere e sono organizzati in città-stato indipendenti, talvolta riunite in confederazioni come la Dodecapoli. La loro società è retta in un primo momento da un lucumone e poi da gruppi oligarchici. Un ruolo non indifferente vi hanno le donne, che possono trasmettere il proprio nome ai figli e apparire in pubblico insieme agli uomini. A partire dall'VIII secolo a.C., gli Etruschi si espandono in Italia settentrionale e a sud, fino a Roma e alla Campania. In questo modo entrano in contatto con i Greci, che all'inizio esercitano una forte influenza in ambito religioso. In seguito, però, tra le due popolazioni scoppiano le ostilità. A trasmettere le informazioni sulla ricca e raffinata civiltà etrusca sono le necropoli, cui questo popolo, molto credente nell'aldilà, riserva grande importanza. La stessa che riserva alle tecniche di divinazione, applicate alle viscere degli animali o al volo degli uccelli. Dopo un periodo di grande splendore, gli Etruschi vengono ricacciati nel loro territorio originario, sotto le pressioni dei Greci, dei Celti e dei Romani.